ci ha educato al pensiero che la scienza, gli scienziati devono dirci devono darci gli strumenti, ma non l'etica per poterli attuare. E mi riferivo al saluto, no? Che hanno studiato adesso, ma fino a ieri ci hanno detto starnutite nel braccio. E adesso ci hanno detto datevi il gomito. Cioè, mi sembra quasi per chi è una grandissima corbelleria. Ora questa ovviamente è una cosa che solo un filosofo ci può arrivare. Essendo io un teologo, considero la filosofia ancella della teologia, anche se leggendo di lei ovviamente non affronterò mai questo tema, perché vedo che lei in tutti i suoi scritti dobbiamo affrontare ad alto livello. Beh, esatto, perfetto. Sì. Ma io proprio guardi, bisogna fare buona filosofia e buona teologia. E io dicevo di più ad un tassista, io ho il piacere di essere anche l'attacchino dell'istituto, perché noi abbiamo grandi fondi. No, lui mette solo i manifesti. Noi abbiamo grandi fondi, tutti gli altri li metto io. Quelli che facciamo io e lui. Allora che succede? Che quando metto lo scotch biadesivo e poi lo tolgo dalla parete, questo non lo posso portare in giro perché lo scotch si attacca sulla parte che è meno nobile e quindi sulla carta. Per poterlo portare qui e poi casomai fargliene omaggio se lei desidera, perché c'è il suo nome e cognome, eccetera, e lo dobbiamo mettere a fisso. Allora il tassista mi diceva, professor, ma crea la filosofia, perché ho parlato di lei come uno dei più grandi filosofi in questo momento contemporaneo. E ha detto, figlio mio, ma come faccio? Devo spiegare. Ma non mi può dire chi è un grande. Ha detto, ma te potessi dire qualsiasi nome, visto figlio mio che tu non capisci. Te posso dire Nietzsche, Kierkegaard, poi te posso spiegare di su. Te posso dire uno del passato, Socrate, che era grande perché sapeva che non sapeva. Cioè, ma se non sapeva, come faceva a sapere? E gli ho parlato dell'ignoranza, della cosa. E alla fine siamo rimasti concordi nel fatto che la filosofia e la teologia possono anche servire, ma quello che si deve incontrare è l'uomo. Se noi fossimo gente per bene, non avessimo bisogno di una fede. Questa è la grande teologia e la grande filosofia. E l'incontro col tassista fa proprio è la conferma di quello che le dicevo prima. Ci siamo detto se volete io certo, io noi ci permettiamo, io mi allargherò nel chiamarti Orlando, figurati, quindi molto piacere, ovviamente non potevo permettermi io, visto che sono stati presentati solo con le cariche, presidenti, segretari, io essendo un socratico vero, sì, impegnato a riportare dall'accademia che abbiamo lasciato, che abbiamo lasciato, io non sono nicciano. Ma su questo c'aveva pienamente ragione. Sono d'accordo anche io. Ce ne siamo andati dalla casa dei Lotti perché era sterile. Non produce più. Non produce quell'incontro bellissimo col tassista. Quella è la filosofia. Va riportata nelle strade. Va riportata nella città, nell'agorà, nella piazza. Noi siamo cittadini e filosofi. O non siamo né l'uno e nell'altro, né buoni cittadini e né buoni filosofi e buoni teologi quando hai la fortuna di incontrare un teologo. Capisci? Quindi non c'è nulla da inventare su questo. È finita la ritirata nell'accademia. È finita. Bisogna uscire per le strade. Bisogna fare l'inverso. Bisogna fare l'inverso, o fai questo oppure la riduci a carriera accademica e peggio ancora a salotto televisivo, lasciamo proprio perdere, si vanno solo lasciamo proprio perdere, mi prendo il libro e me ne sto a casa, perché come dice Pascal, i guai sono di chi non riesce a stare con un libro in mano a casa sua, esatto. Quelli sono i problemi degli esseri umani, perché se lì ricominci a funzionare con la criticità, appunto ridiventi al tuo livello, non tutti siamo Socrate, non tutti siamo Nietzsche, non tutti siamo Kierkegaard, non è questo il problema, no? Ma ognuno deve provare ad essere, a dare il meglio di sé, ad essere per quanto può un buon cittadino e per quanto può un bravo filosofo e un bravo teologo, continuiamo a dire insomma questa cosa. È questa la fase storica, è questa. In termini, perché il Presidente mi stava parlando di politica culturale nel senso alto del termine, ma in termini di politica culturale le altre sono finite, cioè sprechiamo energie, non so come devo dire, sprechiamo energie, cioè che devi fare? Grandissime, il Festival di Modena, vai lì, insomma, fai le cose, perfetto, arriva uno, parla, salve. Sì, ma lo facciamo per noi, ha detto ma non,
non si confilosofa per nulla. Noi abbiamo sperimentato con questo, io collaboro un poco con questi amici che sono molto bravi, molto più bravi di me, della scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone di Palermo. Sì. Allora, sono anche valentissimi teologi che lei conoscerà meglio di me, Augusto Cavalli, insomma, Don Cosimo Scordato, insomma. Però questi mi hanno, ci siamo trovati d'accordo su questa cosa, no? Al di là delle idee che ognuno può avere. Noi usiamo oramai questo metodo, li si possono chiamare anche ancora festival, incontri, ma voglio dire, non facciamo una questione di nome. La sostanza è questa, che si organizzano i 2 o 3 giorni in questo modo, si scelgono gli argomenti, si chiama un relatore che dovrebbe essere in grado di dare un input, diciamo, no? Cioè uno che ci capisce, insomma, voglio dire. Se deve parlare di teologia, chiami uno che se deve parlare di, non so, ecco, filosofia, visto che avete chiamato me, insomma, in qualche modo ci dovrebbe capire. Ci dovrebbe capire qualcosa di filosofia. Questo signore fa una relazione, dà un input, poi inizia quello che prima le dicevo, il confilosofare. Siun filosofei, non è nessuna invenzione, è il proprio il filosofare insieme agli altri. Che cosa avviene lì? L'ho vissuto proprio per esperienza personale. La prima modalità di partecipazione, dovrebbero essere gruppi, no, l'ideale intorno ai 40, se no diventa di nuovo la cosa che arriva. Sì, puoi anche fare una conferenza con 200 o 300 persone, no? Però sai che in quel caso stai facendo questa cosa, dai, fai un'altra cosa. Allora, all'inizio qual era la modalità di partecipazione? La modalità di partecipazione era questa, che subito, perché la gente se la chiami a discutere di buona filosofia è assetata di buona filosofia, la gente è assetata di buona cultura, di buona teologia, di buona scienza, di buona industria cinematografica, capite cosa voglio dire? Perché la gente, non è che stiamo con l'anello al naso, capiamo che c'è qualcosa che non funziona in questo. Qual era la modalità? Finita e ritenuta ovviamente interessante la relazione, l'input, cominciavano subito e cominciavano le domande. Ci posso fare la domanda al professore? Stroncati, me l'hanno insegnato, e passa se ci mettiamo di proposito a realizzare. No, non devi fare una domanda, parla, con filosofa, basta. Oramai il professor Franceschelli è uno di noi. Il professor Cacciari è uno di noi, non è la musa a cui io devo fare le domande, perché io sono un filosofo, insomma, non ho capito, ma se Socrate parlava con gli altri tu non puoi parlare con me, non mi capire, qual è il problema? Perché dobbiamo fare gerarchie, non ho capito, parla chi è ordinario, chi è sottordinario, chi è associato, chi è ricevuto, ma di che parli? Questa non è filosofia vivente, questa non è cultura vivente. Chi prima alzava la mano per fare la domanda, all'inizio rispondeva: ah, non posso parlare? No, devi parlare, non devi, lascia per un... Poi se il professore Francesco, se Orlando riterrà di dover dire qualcosa, di dover intervenire, interverrà, dirà la sua, ma è uno di noi. Lo ringraziamo per l'input che ha dato e cominciava un confilosofare che alla fine la gente educata ha capito che non veniva più. E chiaramente era molto più motivata, perché non veniva a fare la domanda, cioè si sentiva coinvolto in un gruppo che confilosofava, che quindi produceva al nostro livello pensiero, cultura, no? Buone cose, quello è quello che dobbiamo fare. Immaginiamoci se l'università riuscisse ad essere la metà di questo. Se una buona lezione, insomma, capite che siamo l'unica nazione che al mondo insegna filosofia, vengo più strettamente al mio campo, sì. Ma teologia ancora di più insegna, voglio dire, no? Insomma, insegna filosofia ai giovani per 3 anni, l'unica nazione al mondo. Non c'è una nazione che abbia l'equivalente dei licei classici scientifici in cui i ragazzi sentono parlare per 3 ore a settimana, no? Di filosofia. Il mondo si meravigliano di come anche se con cifre piccole, però la pubblicistica filosofica italiana tira, no? Ma come fa? Beh, tira perché
anche chi dopo studia medicina, se si ricorda e ha una buona, come dire, cultura filosofica presa in un liceo decente, degno di questo nome, capite? Insomma, quindi alla fine sarà un buon medico, meglio ancora, perché avrà comunque anche una cultura, avrà una cultura. Questo dobbiamo riuscire a fare. I sinonimi di cultura sono questo, o sono un'altra cosa. Un buon assessorato, visto che era partita da questo la cosa, è uno che capisce questo e dice: io devo essere il seminatore di queste iniziative della mia città. E quindi porto risorse, le concordo con le istituzioni, con le scuole, con gli istituti di cultura e mi do da fare per cercare di... E questo sedimenta cose, perché crea nuove energie via discorrendo. Credo che siamo d'accordo, insomma, questa allora, è la cosa giusta. Purtroppo noi abbiamo zero risorse, poche possibilità, tutto quello, tutto il mio impegno, tutti i giorni a computer, a parlare con te, a parlare con Lelio Laporta, a parlare con Baccarini, per dire venite a Sorrento, perché a Sorrento chiaramente perdo l'aspetto propagandistico del diffondere, perché non ho l'opportunità, cioè, però dobbiamo organizzare. Io credo di avervi dato un input su questa cosa, cos'è il confilosofare. Ma noi cerchiamo non so di se è chiara la differenza tra la lezione, poi vabbè, per carità, ci compriamo i libri di tutti, li leggiamo, non è questo il problema. Non so, però la sua è una lezione che viene anche da un'epoca che noi studiamo moltissimo, perché noi portiamo avanti una teoria del 1799, l'Unità d'Italia, eccetera, e a quell'epoca risale un personaggio, penso che sia 1871, che lei conoscerà benissimo perché ad ambedue penso che ci ha dato qualcosa. Per chi ci sta ascoltando e che non si reputa filosofo, io sto parlando di Aristide Gabelli. Aristide Gabelli era Frascati, era un matematico, si occupava di statistica. Un giorno si interroga e capisce che l'uomo non è come una formica e decide di diventare filosofo. Tutti lo osteggiano, perché ovviamente a quell'epoca il filosofo era il filosofo con la F maiuscola. E lui riesce a dire: ma a me non interessa della donna quello che ha sotto il cappello, ma quello che ha sotto i capelli. Un grande napoletano, Pasquale Villari, capì l'importanza del suo pensiero e lo chiamò a fare, in effetti, il responsabile dell'istruzione appena si è formata l'Italia. Quindi in effetti le donne incominciarono ad avere accesso nella pubblica istruzione e a scuola grazie ad Aristide Gabelli, perché lui dice: ognuno è filosofo, a me non mi interessa il peso del pesce quando vive e quando è morto. Quindi in effetti questo filosofare significa che noi, è vero che abbiamo chiuso le accademie dove si era per i patetici, ma noi passeggiavamo per cercare le grandi parole. Adesso che cosa hanno fatto? Sono diventati coloro che hanno il potere per i patetici davvero, cioè coloro che si vendono per qualcosa che non è più un valore, non è più un ideale. E questo è uno dei motivi più grandi della conferenza che stasera il professore porterà avanti. Andiamo giù, cominciamo. Anche se siamo in...